Stiamo declinando questa puntata tutta al femminile, dopo che ieri abbiamo celebrato la giornata internazionale della donna e dopo aver parlato di una figura straordinaria di santità, quale quella che abbiamo appunto presentato, di Armida Barelli. Ora vogliamo parlare di un'istituzione che, come dice Papa Francesco, è animata dal Vangelo e vuole dialogare con tutti per il bene comune della società. Mi sto riferendo al Centro Italiano Femminile. Questa mattina abbiamo con noi in collegamento la presidente nazionale Renata Natili Micheli, che vedete già inquadrata nel nostro schermo. Buongiorno Renata, ben trovata. Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui con noi. Vogliamo partire facendo un breve passo indietro. Ecco, 8 marzo abbiamo detto, giornata internazionale della donna, il Centro Italiano Femminile come sempre si è contraddistinto per le tante iniziative che sull'intero territorio nazionale sono state organizzate proprio per celebrare questa giornata. Ecco, per fare un breve riassunto, le chiederei quali sono state le iniziative più importanti e quali territori hanno interessato nello specifico. Allora, come ha detto lei, il Centro Italiano Femminile è diffuso su tutto il territorio nazionale e pur avendo uno statuto nazionale, ogni CIF coniuga le iniziative nazionali a secondo la territorialità, la necessità e la sensibilità del territorio. Quindi posso citare le iniziative che si sono svolte a Genova, a Massa Carrara, a Lecce, a Venezia, a Latina, a Sezze, ovunque con una specificità che deriva dalla sensibilità delle scritte e dalla necessità del territorio. Il CIF nazionale poi celebrerà questa giornata il 10, domani, a Milano, a Palazzo Pirelli, in cui metteremo a tema quello dell'associazionismo e dell'associazionismo cattolico e quello femminile in particolare. Quindi domani ci sarà poi un'iniziativa nazionale che collegherà tutte le altre. Il CIF, come ha detto Papa Francesco, il 24 marzo dello scorso anno, ricevendovi in udienza particolare, nasce come scelta della responsabilità e dell'impegno per custodire l'umano. Era la scelta per quella che oggi chiamiamo cultura della cura, alternativa ovviamente alla cultura dello sfruttamento e del dominio. È per questo quindi che il tema della giornata dell'8 marzo è stato proprio Donna Mistero dell'Eterno Generare. Una sintesi, potremmo dire, di ciò che Papa Giovanni Paolo II scriveva 35 anni fa, ma è un testo davvero di attualità disarmante, la Mulieris Dignitatem. Ecco, a 35 anni dalla promulgazione di questo testo, che risale al 1988, in qualche maniera si vuole, anche sulla scia di ciò che ha detto Giovanni Paolo I nei pochissimi giorni di pontificato, quando disse che Dio è padre, ma è anche madre, ecco, provare in qualche maniera a superare quella cultura che tante volte vede Dio identificato solamente come maschio. Ecco, partiamo da questo presupposto. Come viene presentata questa realtà, Renata? Allora, io vorrei fare una piccola premessa. Questo tema che abbiamo scelto quest'anno è in continuità con gli altri temi degli anni passati, come per esempio custodire l'umano, appunto, ripensare la relazione, il tema dei diritti umani e quindi dell'umanità in generale. Perché? Perché nel momento presente, nel tornante della storia presente, si sta avanzando il tema culturale del post-umanesimo. Uno dei passi più citati dalla teologia femminista riguarda un'immagine ricavata dalla lettura di Genesi, riguarda proprio Dio come maschio. Però vorrei sottolineare un aspetto. La teologia femminista, dalla quale noi prendiamo le distanze, in base anche al documento dell'interpretazione teologica della Bibbia, come è stato emanato da Benedetto XVI, si fonda su una interpretazione della Bibbia sociologica che fa riferimento alle condizioni della donna nel momento in cui
si scriveva il testo biblico e fa riferimento anche alla teologia della liberazione. Allora, la situazione non è proprio così come la teologia femminista la individua, perché nel versetto analizzato Dio creò, li creò maschio e femmina, dice anche che li creò a sua immagine, non dice che ha creato l'uomo maschio a sua immagine e la femmina non a sua immagine. Inoltre, la figura materna di Dio è stata sostenuta anche da Giovanni Paolo II nell'udienza a cui lei faceva riferimento, in cui si afferma che in forza dell'immagine dell'uomo a Dio, l'uomo è costituito, l'uomo come umanità è costituito quale soggetto di conoscenza e libertà. Non solo, ma nel testo biblico ricorre circa 31 volte, 39 volte la parola Rahamin, che ha, al di là del valore suggestivo della statistica in cui questo termine si ripropone, questo termine biblico raffigura, esprime la tenerezza di Dio come una madre. Dio ama il suo popolo e ama l'umanità. Cito per tutte Osea, il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Ma non basta, anche Papa Benedetto XVI, nel suo libro che è scritto nel 2001, afferma che Dio non è né uomo né donna, ma è al di là dei generi, è totalmente altro. Ciascuno si rapporta a Dio secondo la propria specificità e secondo la propria sensibilità. Sì, ovviamente andare a, ecco, a in qualche maniera a dare un'interpretazione della Sacra Scrittura purtroppo è un esercizio frequente che vediamo nel corso della storia della Chiesa, ma poi ecco le interpretazioni, come lei ha giustamente sottolineato, sono tutte convergono tutte verso un senso. Quello che vorrei chiederle, Renata, è per quanto riguarda anche le grandi sfide che riguardano le donne, alla luce anche di quello che abbiamo sentito e che Papa Giovanni Paolo II, poi nella Mulieris Dignitatem, spiega in maniera davvero molto approfondita. Sono due, ecco, lo svilupparsi delle donne secondo una vocazione che è propria di ciascuna donna, ma anche di ciascun uomo, e poi l'assunzione di responsabilità appunto verso gli altri e verso il mondo. Quello che un po' Papa Francesco vi diceva l'anno scorso, quando ecco parlava di questo spingere le donne ad entrare nella società civile, direi quasi a gamba tesa, non alla ricerca di diritti accampati, ma semplicemente o come un atto di giustizia, per essere ancora più precisi, ma come una valorizzazione della politica stessa alla luce delle donne. Ecco, come si traduce in pratica questa sfida importante, significativa, che stiamo ascoltando e che è di estrema attualità? Allora, Papa Francesco, nel messaggio che lei ha ricordato quando ci ha ricevuto per il congresso nazionale, faceva riferimento all'identità specifica dell'associazione, che è presente nel messaggio di Pio XII alle donne nel 1945, cui fa eco poi quello della chiusura del Concilio del Vaticano II di Paolo VI, e scriveva: questa è l'ora è suonata per la donna. L'ora di che cosa? Perché cosa? Per interessarsi della questione pubblica. Res tua agitur, in quel messaggio del 45. E Papa Francesco, in tutto il suo magistero, in cui tocca il tema della donna, non solo fa riferimento alla specificità dell'identità femminile come somiglianza di Dio, ma fa riferimento alla responsabilità specifica che la donna deve avere nella cura dell'umano, del mondo e quindi anche nell'ingresso nella società. Però vorrei fare una specificazione. Il tema che lei ha toccato, quello della vocazione, di svilupparsi secondo la vocazione, è particolarmente sviluppato e toccato al numero 11 della Caritas in Veritate di Benedetto XVI, in cui si afferma, questa è la frase, lo sviluppo è vocazione, in cui Benedetto XVI, da teologo finissimo quale era, specificava che c'è differenza tra crescita, che è naturale,
è sviluppo, che è totalmente atto umano. Svilupparsi significa, secondo Benedetto XVI e secondo l'antropologia e la metafisica cristiana, significa tornare al principio, tornare a quella vocazione che dentro ciascuno di noi Dio soffia nel momento in cui dà la vita all'essere umano. Quindi si diventa ciò che in principio si è. Ecco qual è il pericolo o la sfida che alla pedagogia e alle scienze umane viene posto: far capire al bambino nel momento della crescita qual è la propria vocazione. Allora, essere fedeli a se stessi, ritornare a quel principio, avere una visione articolata dello sviluppo in vista della visione antropologica della società. E qui è l'altro punto nevralgico. La società non è un aggregato qualsivoglia affidato alle dinamiche burocratiche o della crescita naturale di tutte le realtà sociali, ma la società deve rispondere al criterio di giustizia, al criterio di solidarietà, creando nella struttura sociale, politica e della democrazia realizzata il criterio della sussidiarietà. Renata, io purtroppo il tempo scorre e tra pochi istanti dobbiamo andare in pubblicità. Vorrei chiederle per concludere su cosa si baserà l'attività allora del Centro Italiano Femminile nei prossimi mesi alla luce di queste che sono delle sfide urgenti e che Papa Francesco, ma in generale la Chiesa e il mondo, per essere ancora più inclusivi, deve in qualche maniera portare avanti. Allora, noi abbiamo messo in campo una manifestazione che la faremo alla Camera ad ottobre per ribadire alle forze politiche tutte che i diritti del nascituro sono diritti inalienabili umani, come il diritto alla conoscenza dei bambini che nascono per fecondazione assistita o eterologa. Questo è un tema importante al quale noi teniamo particolarmente, ma teniamo particolarmente, perché gestiamo anche delle case per le donne, l'attività di cura, di assistenza, di aiuto nello stabilirsi in Italia delle donne straniere e soprattutto delle donne che sono vittime di tratta. Ricordo che noi non solo gestiamo delle scuole, ma gestiamo dei centri per la vita, dei centri di aiuto alle donne, dei centri contro la violenza. E continuando in un sistema che abbiamo messo a punto durante la pandemia, faremo dei corsi online sul valore della vita, del dolore, della sofferenza, della morte e soprattutto di aiuto sulla realtà, ricentrare tutto prendendo spunto da Sant'Agostino, sul querere Deum e capire che cos'è l'umano. Presidente Nadine Michele, io la ringrazio allora per essere stata con noi in questa mattinata. Ovviamente avremmo voluto più tempo per parlare anche delle iniziative poste in essere dal Centro Italiano Femminile. Purtroppo il tempo è tiranno, ma ci riserviamo, ecco, nel prossimo futuro Ci di risentiamo, aprire sono una sempre finestra. disponibile. Sono sempre disponibile. Grazie, grazie, arrivederla. Buona giornata, arrivederci, Grazie, arrivederci. grazie alla Presidente Renata Nadini Micheli del Centro Italiano Femminile per questo collegamento. Ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme.